ultimamente mi sto rendendo conto che questo tipo di classifiche che ormai faccio dal 2019 hanno qualcosa che manca. Tempo fa c'era fisso Dino. Che fine ha fatto? Poveri dinosauri, ingiustamente estinti. Oh no, ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Internet e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei 5 mazzi rogue migliori per affrontare il formato corrente. Vi faccio presente che ragazzi, questi mazzi, nonostante siano rogue, anzi, proprio perché sono rogue, diciamo che sì, potreste giocarli, sono delle alternative low budget o magari anche no, diciamo che comunque sono delle alternative al monometa. Il punto è che appunto, essendo in un formato monometa, sarà molto difficile per voi con questi mazzi qui stare a dire la vostra, a meno che non siete dei fenomeni tipo Linkabul, mettiamola così. Ma partiamo subito e al quinto posto inserisco Drago. Drago che gode effettivamente dal vedersi millata la roba. Tier, lasciamo perdere che adesso praticamente non milla quasi più all'avversario, milla soltanto a mazzi che non se ne fanno niente del cimitero. E quindi millare a Drago diciamo che non è proprio la cosa migliore. Però nel caso ci sia una partenza mezza storta e hai bisogno per forza di mandare Kelbeck al cimitero per millare qualcosa e giocare da quello che milli, il mazzo può essere effettivamente valido. Inoltre può giocare di archetipo i Bestial, che sono delle carte che diciamo che sono abbastanza interessanti contro Tier. Si dice sta cosa, si dice che sti Bestial siano forti contro Tier. Io non lo so onestamente, però si dice che siamo forti. E inoltre, niente, inoltre un cazzo, perché il mazzo perde tranquillamente da Shifter, da Dimensional Fish, da Macrocosmo, da un po' di roba. Quinto posto. Quarto posto, Tree Brigade. Ragazzi, se avete visto la decklist di Merico della Sbobba, uscita all'inizio di questa settimana, mi pare, l'1 dicembre è uscita, insomma, forse la settimana scorsa, vabbè, l'1 dicembre, se andate a vedere quella decklist di Tree Brigade, vi renderete conto che il mazzo effettivamente è valido e può dire la sua. Quindi Tree Brigade, mistone con Lirilusk, ma anche senza Lirilusk, con gli sprite, può dire qualcosa se magari va primo, non si prende nessuna interruzione, vede abbastanza Bestial e i pianeti sono allineati proprio tutti dall'ultimo al primo verso il sole, tutti in fila uno dopo l'altro. Quindi ottimo. Terzo posto, Exor Sister, Shifter, basta. Secondo posto, Despia. Ah no, aspetta, non funziona così Despia. Diciamo che in linea di massima il mazzo carino, con Mirrorjade puoi bannare Kalos, che ci può stare, lo fai andare in risoluzione, bam! Mirrorjade banno Kit Kalos, in modo che non si vada a prendere l'account. Ha un Going Second tutto sommato ottimo, sì, gioca i Bestial, gioca i Bestial. Primo posto, se non lo puoi sconfiggere, unisciti a loro, Naturia Ishizu. Linkabul ha dimostrato al YCS che Naturia Ishizu è un buon mazzo, tutto sommato. Il punto è che sì, mazzo carino, ma non è nulla di fantasmagoricamente forte, mettiamola così. È un mazzo simpatico, è un mazzo che potreste considerare di giocare, è un mazzo assolutamente valido, però vi ricordo che comunque gli Ishizu al momento devono essere sfruttati con Tier, quindi sì, ok, Naturia Ishizu è carino. Costa anche abbastanza poco, però è carino, ecco, basta, mettiamola così. Detto questo, signori, questi erano i 5 mazzi rogue migliori che avevo da presentarvi per quanto riguarda questo bellissimo formato che speriamo finisca il prima possibile. Se c'è chi può dire magari, vabbè, ma se non ti piace il formato Tier 0 sei scarso, perché, ma il formato Tier 0 fa uscire, dato che tutti sono sullo stesso livello, fa uscire i giocatori bravi, i giocatori migliori, perché in Mirror Match è difficile vincere. Sì, ok, però onestamente io voglio anche vedere qualcosa di diverso. Magari quando vado all'evento non voglio incontrare su 12 turni 9 tier e non voglio agli eventi, quando vedo le live streaming, vedere Ishizu tier dal turno 2 al turno 11, al turno 12 fisso ogni turno. Diciamo che
un po' di diversità farebbe anche bene, però un pensiero mio, mettiamola così. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi qua sotto che cosa ne pensate, noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video, oh, ciao ragazzi!